tutti, allora, benvenuti a questa seconda giornata di questo ciclo di incontri che stiamo organizzando sull'intendenza e Università di Padova, intitolata Tutta Padova ne parla. Ora, gli incontri verranno registrati, potrete poi vederli in streaming sul sito della nostra sovrintendenza. Sono una serie di incontri che più o meno si terranno una volta al mese, affrontando degli argomenti particolari con cui osservare e parlare della città di Padova. La volta scorsa abbiamo guardato Padova con gli occhi di un archeologo e abbiamo raccontato la Padova nascosta, quella che non si vede, quella che calpestiamo. E abbiamo fatto un'analisi della città a scala urbana. Ecco, questa volta cambia la scala di osservazione e parleremo di Padova partendo da due monumenti nazionali, che sono l'Abbazia di Praglia e l'Abbazia di Santa Giustina. Due complessi monastici importantissimi, due complessi monastici che hanno comportato una vera e propria rivoluzione culturale. Parleranno i nostri relatori anche di questo. Io lascerei la parola per i saluti ai due rappresentanti, i due padri abati di Santa Giustina e dell'Abbazia di Praglia, padre abate Giulio Pagnoni e padre abate Stefano Sentini. Se mi alzo si riprende lo stesso. Bene, buongiorno a tutti voi convenuti alla sovrintendenza nella persona dei suoi funzionari e a tutti voi. Rivolgo a nome appunto della comunità monastica dell'Abbazia di Santa Giustina il saluto più cordiale e più compiaciuto per questa occasione di incontro. L'odierna circostanza è stata volutamente inserita, credo con felice espressione, in una serie di appuntamenti che spingono a passare da una celebrità dei monumenti ovvia, risaputa e perciò quasi seppellita, ad una riproposizione tematica della quale viene parlare e parlare a tutti. Quasi che la città nella sua parte migliore aspiri a trovare dei terreni di riconoscimento, di identità profondi, quasi che la compagine civile desideri abitarvi radicata in una memoria consapevole. Così anche i monumenti maggiori, le chiese, i luoghi antichi e meno usuali entrano nel miglior discorrere, se ne può parlare, si possono superare competizioni o contrapposizioni con questo sguardo. E allora Santa Giustina, innanzitutto percepita come mole in affaccio sul prato della valle, introduce senz'altro e per tutti il tema della vastità, dell'ampiezza, dalla quantità comunque inizialmente percepita, che dovrebbe rendere perlomeno pensosi. A Padova infatti successe, e non per poco, qualcosa, un rinnovamento monastico a Santa Giustina che fece parlare e fece percepire la nostra città fino a distanze impensate. Lo stupore quindi per la grandezza porta a comprendere meglio e di più, solo che viene accettato. L'altro tema è quello dell'antichità per Santa Giustina. Questa sede della sovrintendenza condivide la preoccupazione di tutelare in modo attivo lo spessore in modo integrale. Del resto, e ne sono testimoni in prima persona, continue ricerche accademiche in ambito locale, ma anche sovranazionale, spingono verso delle novità e degli interessi rinnovati. Se permettete, anche le nostre comunità monastiche che abitano questi luoghi sono delle componenti essenziali, sono quasi criteri ermeneutici intrinseci a questi luoghi.
io lo intendo come un valore aggiunto per questi luoghi, non del tutto e solo musealizzati. Auguro che, armonizzando anche altre fondamentali note, di tutto questo si possa sempre parlare in città. Per cui, ecco, rinnovo il caro saluto a tutti. Grazie. Ecco anche un saluto dalla parte della comunità di Praglia, Mazzia di Praglia. Noi siamo a differenza di Santa Giustina, pur avendo una storia per lungo tempo comune assieme anche a San Giorgio, dove andrò anche domani, dopodomani, ancora dopo per i sombrali eventi, una storia comune, ma ecco, Praglia si mette, basta arrivare, si inserisce in un paesaggio che è proprio collinare, in campagna, a differenza, non in città, una storia lunga, ma vede questa capacità di inserirsi in un ambiente e appunto trasformarlo, darle un'altra visione, una visione che richiama una dimensione sempre presente, diciamo verso il trascendente, diciamo la vita monastica, il suo fine non era costruire monasteri, non era trasformare la società già dall'inizio, il fine primario va sempre ricordato, non è quello di costruire ambienti, segnare la storia, ma è uno sforzo spirituale, sempre che sta alle basi. Ricordo anche sempre anche stesso Gregorio Magno, pur essendo divenuto un fondamento della civiltà occidentale, all'inizio era convintissimo che ormai la fine del mondo fosse vicina e quindi si concentrava interamente sulla dimensione spirituale, che l'attività primaria del monaco è ragion d'essere di un monastero. E partendo da questa dimensione spirituale poi è divenuto fondamento della civiltà occidentale. Quindi ascolto e sono qua con piacere, qua presente, ascoltare quello che è stata la storia, quello che si è tramutato della spiritualità, che come ogni vera spiritualità si incarna in una cultura, trasforma la cultura, trasforma l'ambiente, trasforma il paesaggio, però ecco con un occhio sempre rivolto al presente, al futuro. La storia non è finita, ascolto quello che è stato nel passato, guardo ai segni di ciò che è stato prodotto nel passato, anche nel nostro ambiente, nella struttura, però pensando al presente e al futuro. In questi ultimi tempi ho avuto varie occasioni, così seguito interviste o domande, di focalizzarmi sull'oggi, e emerge anche sull'oggi che ci sono molti momenti in cui quello che è avvenuto nel passato avviene anche adesso, nel senso Praglia continua a trasformare l'ambiente, il paesaggio intorno a sé, a seconda delle varie esigenze che sorgono, quindi con le attività agricole, con le attività anche connesse con il mantenimento degli ambienti, quindi tutte le questioni legate all'energia sostenibile, all'agricoltura sostenibile e tutto un insieme di fattori, anche dopo cercando di entrare nelle attività culturali del momento, per continuare questa azione che passa da una spiritualità, che è il punto centrale, che però si allarga alla cultura intorno, che sta intorno. Ecco, quindi penso che valga per me, ma anche per voi, nel senso mi invito almeno a guardare al passato, però pensando al presente e al futuro, cercare partendo da cosa è stato fatto, a vedere come e che cosa adesso dobbiamo fare, cercare di guardare in avanti, perché questo segno, questa presenza di trascendenza, questa presenza di verticalità, con uno sguardo che si apre verso l'alto, che non si fermi solamente alla dimensione orizzontale, cosa
può essere fatto adesso per richiamare e portare avanti sempre questi valori. Grazie e buon ascolto di questo vostro. A mia volta e benvenuto a tutti e a tutte a nome della sovrintendenza. Due parole di presentazione per i relatori che oggi intervengono a presentare la loro attività pluridecennale di studio e padre abate Francesco Trolese, che ho il piacere di conoscere da molti anni e che è multidisciplinare, si può dire. La sua attività davvero si svolge su molti ambiti. Mi piace ricordare in questa sede anche il suo impegno costante di assistenza agli studiosi, alle persone che frequentano la Biblioteca del Monumento Nazionale di Santa Giustina, di cui è direttore, ma come anche altrettanto importante la Biblioteca del Monumento Nazionale della Basilica di Praglia, che sono appunto ancora fonti importanti per qualsiasi persona voglia approcciarsi allo studio della storia ecclesiastica, anche allo studio del contesto del territorio, e da molti anni appunto approfondisce tutti gli aspetti dedicati al monachesimo, ma anche alla storia ecclesiastica, è autore di numerosi studi specialistici in riviste, atti di convegno, pubblicazioni, ma anche, mi preme ricordare, si spende per un'attività anche divulgativa, di avvicinamento appunto anche per non avere lavori in riviste come per esempio Padova e sul territorio e molte altre fonti. È accompagnato oggi in questa doppia veste da Gianmario Guidarelli. Professor Guidarelli è ricercatore al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università di Padova. È uno studioso di architettura rinascimentale, autore a sua volta di numerose pubblicazioni e approfondimenti scientifici, ed è responsabile di tre progetti, tra le altre cose, quello dedicato alle chiese di Venezia, nuove prospettive di ricerca, e direttore dell'omonima collana editoriale dal 2010. Dal 2015 è coordinatore con la professoressa Elena Svaldis del progetto Armonie Composte, con un ciclo di seminari sul paesaggio monastico, anche questo di tipo multidisciplinare, e dal 2018 è coordinatore del progetto della Città dei Frati con l'affiancamento anche del Politecnico di Torino. Io non rubo altro tempo ai relatori e lascio loro la parola. Grazie. Il mio tema è quello dei benedettini a Padova, e quindi estendo lo sguardo anche ai complessi monastici che via via sono sorti all'interno del territorio padovano e che sono, si sono in un certo senso indirizzati ad alcuni aspetti della vita monastica. La presenza dei benedettini a Santa Giustina è datata con certezza al febbraio 970 o 71, quando il vescovo Ausilino affida all'abate Ingelberto e ai suoi monaci la custodia della basilica martiriale e anche il luogo in cui venivano conservati i sepolcri dei primi vescovi di Padova, San Prostocimo, San Massimo, San Leolino e anche altri che non sono poi, se ne è persa la memoria. Ed è importante che l'iniziativa del vescovo avviene in un periodo in cui l'impero romano-germanico, per merito di Ottone I, ha favorito l'insorgere di tanti monasteri lungo l'Europa. Quindi è quella rinascita al tempo degli Ottoni che si iscrive dall'affidamento del vescovo ai monaci che seguono la regola di San Benedetto, e dando loro l'incarico non solo di rendere lode al Signore, ma di ricordarsi di pregare per l'imperatore,
per il Vescovo e per il popolo cristiano. Quindi venne dato quella missione specifica, oltre che di custodi dei sepolcri dei martiri di Giustina e di Daniele, anche di tutta quella cerchia di popolo cristiano che accorreva al santuario martiriale. La storia ci ricorda, attraverso delle falsificazioni oppure anche delle copie di documenti precedenti, quale quello del Vescovo Orio del 2 maggio 874, in cui menziona una comunità che non si sa se canonicale o monastica, perché ancora non è menzionata la regola di Benedetto, ma dobbiamo anche tener conto che questa donazione si iscrive in quell'altra bolla o privilegio di Gregorio IV, al tempo dell'abate Milone, che è considerato un falso, ma che comunque ricorda che nella chiesa di Santa Giustina erano presenti dei sacerdoti che avevano la cura di custodire il sepolcro di Giustina, ma avevano anche la cura di celebrare le lodi del Signore all'interno di quella basilica bizantina che era sorta per merito del prefetto del pretorio del tempo di Re Teodorico, Opidione. Quindi abbiamo che questa basilica dedicata a Santa Giustina è ricordata sia da Venanzio Fortunato nella vita di Martino, sia da altre testimonianze della raffigurazione della martire Giustina. Quindi abbiamo una continuità da parte dei monaci e il Vescovo Gausilino, perché questi monaci non pensassero ad andare fuori dal monastero, li dota di tanti proprietà terriere, quindi c'è un lungo elenco di proprietà terriere, ma anche affida loro delle chiese che vengono considerate, secondo la legislazione germanica, come delle chiese proprie. Quindi diventano gli agonaci anche titolari di una serie di chiese alle quali dovranno successivamente, lungo i secoli, fino alla soppressione napoleonica, di provvedere alla nomina dei rettori delle chiese. Ricordo Maserà, ricordo Rovolò, ricordo Legnaro, ecco, per alcune cose. Poi arriverà successivamente, al tempo dell'acquisto da parte dei monaci dalle parti dei conti di San Bonifacio nel 1129, arriveranno anche le chiese di Corezzola, di Civè, di Villa del Bosco, e che quindi incrementeranno i ronchi di Casalserugo, che incrementeranno l'impegno da parte dei monaci di questa cura pastorale, che non mandano monaci in quanto tali, ma sono incaricati dal Vescovo di scegliere coloro che sono degni di presiedere da questo versante. L'insediamento monastico di Santa Giustina non è l'unico caso di quel periodo del tempo degli ottoni, perché si iscrive in quella riforma monastica di cui Raterio a Verona aveva introdotto il San Zeno, l'osservanza religiosa, diventando vescovo, così pure a Mogliano c'è il vescovo di Treviso che fonda nel 997 un altro monastero. Nel 982 c'è l'avvio della comunità di San Giorgio Maggiore, e che poi successivamente sarà foriera di un grande sviluppo e sotto la tutela dei dogi. Dobbiamo anche ricordarci che 20 anni dopo,
il vescovo Orso fonda i monasteri femminili di San Pietro in Palazzo e dall'altra parte della città, al di fuori del Pomedio, Santo Stefano, alle quali due comunità femminili affida poi l'incarico di provvedere alla nomina dei parroci per San Pietro, di San Nicolò e di Volta Borsegana, per San Lorenzo, cioè per Santo Stefano, hanno l'impegno della nomina del parroco di San Lorenzo, che la chiesa non esiste più, e poi anche di Lugo, che sta sempre in diocesi di Padova, ma che è nel Vicentino. Se abbiamo l'iniziativa del vescovo che fa sorgere questi monasteri, sia maschili che femminili, al pari abbiamo anche che i signori territoriali, cioè Ritolfo da Carrara, fonda il monastero di Santo Stefano, quindi siamo nel territorio, e anche lui dota la comunità monastica di tanti terreni. Io ricordo che il 21 Mansi ha affidato per il mantenimento dei monaci. Così Corno da Calone chiama una comunità monastica da San Pietro di Modena e dà origine a quella di San Michele di Candiana. E quindi abbiamo, ecco, nel 1075 il vescovo Derico si reca a Santa Giustina e assieme, verso la fine dell'anno, cioè sotto Natale, e fa la ricognizione dei corpi santi, in cui nell'atrio della cappella di San Prosdocimo viene scoperto il corpo di San Daniele e viene anche riscoperto i santi innocenti, vengono riscoperti anche altri corpi di santi, e quindi, poiché la cattedrale era priva di corpi di santi, chiede all'abate Giovanni che gli abbia a donare il corpo di San Daniele. Ecco, dalla leggenda abbiamo che mentre quei carri trasportano l'urna di San Daniele, quando si arriva al ponte del Torricelle, i buoi non vogliono andare avanti. Ecco che quindi il vescovo fa il voto di dotare quel luogo di una chiesa, e quindi dà origine alla chiesa di San Daniele e affida questa chiesa anche ai monaci di Santa Giustina. Quindi vi posso ricordare che la nomina dei parroci a San Daniele è stata pacificamente goduta dai monaci per tanti secoli, nonché c'è stato un contrasto con San Gregorio Barbarigo del 1600, perché rivendicava la sua autorità anche sulla nomina del parroco, ma da quel versante i monaci sono riusciti a prevalere sul vescovo. La ricognizione dei corpi dei santi ha dato origine, e questo non c'è nello schema, ha dato origine alla scrittura della relazione dell'invenzione di San Daniele, della ricognizione dei corpi santi per merito in parte dei monaci e in parte dei canonici della cattedrale, secondo gli studiosi. Ma è anche interessante che in quegli anni lì vengono di nuovo riscritte, perché venivano tramandate per un modo orale, la narrazione della Passio di Santa Giustina e la narrazione della vita di San Prosdocimo. Quindi abbiamo, per merito, ecco, di questo impegno, la conoscenza di questa, nel secolo XII, la composizione, il prescritto di quelle tradizioni che invece erano precedenti. Negli anni 1080 o 1122
discusso, avviene sempre per iniziativa di un signore terriero, cioè dei Maltraverso d'Amon de Bello, la fondazione dell'Abbazia di Pravia. Abbiamo nel 1117 una testimonianza di un abbas pradanea che interviene in una definizione di confinazioni delle proprietà, ma successivamente nel 1122 si entra in quella che è la storia propria dell'Abbazia di Pravia, ecco, che non ha un grande sviluppo, ma che vive all'ombra della comunità di San Benedetto di Polirone ed entra quindi nella rete della, dei monaci cluniacensi. Quindi, a differenza di quello di San Stefano di Carrara, di Santa Giustina, di San Daniele di Monte, di Santa Maria di Sacolongo, che viene fondata in questo periodo, c'è il vescovo che ha la prevalenza sulla conduzione della comunità e anche sul controllo della nomina degli abati, mentre quello di Praglia segue un po' le norme e le tradizioni dell'ordine cluniacense, anche se non entra in un modo diretto nella provincia Lombardia dei cluniacensi in quanto tale. Nel 1117 sappiamo che c'è la distruzione di buona parte dell'Alta Italia, degli edifici ecclesiastici e delle abitazioni civili delle popolazioni, e quindi anche a Santa Giustina avviene che viene atterrata la basilica bizantina. E quindi abbiamo, ecco, che gli abati che entrano successivamente in questa impresa si sono impegnati alla ricostruzione del monastero e della chiesa, e successivamente, ecco, in questa opera loro di trovare dei fondi e dei mezzi per incrementare le entrate del monastero, acquistano dai conti San Bonifacio, Giustina e Guido per 600 lire veronesi tutto il feudo di Concadaldero, che comprendeva, tenete presente, da pressapoco i confini che vengono indicati nel documento che è pubblicato nel Catastico Verde, dalla Conselve fino al mare, fino alla Torre di Bebe, e aveva come estremi il fiume Adige e il fiume Bacchiglione, come estensione di questo territorio che veniva affidato in parte alla gestione dei monaci. Erano terre acquitrinose, terre emerse, e solo successivamente i monaci acquistano da San Michele in Adige anche la parrocchia di Concadalbero, che inizialmente non era compresa in questo acquisto. E questo fatto ha permesso poi successivamente un impegno da parte dei monaci, ma non avviene immediatamente, anche se abbiamo dei documenti in cui l'abate di San Michele di Candiana e quello di Santa Giustina partecipano a delle intese consortili per favorire lo scorrimento delle acque del territorio. Quindi abbiamo in questo impegno anche di bonifica iniziale, che poi successivamente invece da parte monastica in parte verrà intrapresa dall'abate Arnaldo d'Alimena, ma poi successivamente verrà incrementato nel 1400 quando Ludovico Barbo entra a riformare il monastero, allora affida ai cellerari e ai loro aiutanti l'impegno di modificare anche la orografia del terreno e in certo senso di procedere a delle bonifiche vere e proprie. Quindi abbiamo il tracciamento di nuovi corsi d'acqua e abbiamo anche che gli stessi contratti
con i contadini, è sempre scritto che devono, nel periodo in cui non sono impegnati nel lavoro dei campi, devono scavare i fossi e buttare la terra sul terreno, ecco, per incrementare, ecco, l'altezza del terreno, che era quasi a livello del mare, quindi era impalludato per lunga parte. Un altro fenomeno che riguarda l'estensione del monachesimo nella città di Padova è quella della fondazione di San Benedetto, per merito della famiglia Trasegardi e Forzate di Davò. Una famiglia che benemerita non solo perché ha dato i natali poi di Trasegardi al beato Giordano Forzate, ma anche perché ha fondato anche il monastero di Sant'Agata, che adesso non esiste più, per sapere che è all'altezza del ponte che da Città Giardino passa alla Sacra Famiglia, in quella dove c'è quella torre, in quella zona lì c'era il monastero di Sant'Agata, che poi si è spostata in Santa Cecilia, che è tra le via 20 settembre, via Andreini e via San Gregorio Barbarigo, ecco, quel complesso lì c'era il monastero di Santa Cecilia. Quindi un monastero che è importante perché aveva avuto la possibilità di ricavare delle rendite su tutto il territorio padovano. E merito anche di Giannino Carraro, che ha pubblicato il documento delle fondi per la terraferma, il documento trecentesco del cartolario di quel monastero. Quando Santa Giustina, dopo l'impegno della ricostruzione, dobbiamo ricordarci che verso la fine del 1100 c'è anche, si giunge a termine della ricostruzione della chiesa romanico-gotica e dell'innalzamento del portale gotico, per merito dell'impegno di un maestro che viene o da Chartres o da Notre Dame de Paris, che ci sono solo frammenti, ma che comunque ci fanno comprendere la finezza di questo intervento da parte di questo artista, che poi si sposta a lavorare nel Duomo di Ferrara. Con Leonardo da Libera c'è un nuovo impulso nella vita del monastero, tanto che lui conosce la componenza della comunità è di 18 monaci, ecco, quindi abbiamo un gruppo molto coeso, e abbiamo anche che Arnaldo da Libera è uno che aveva frequentato gli studi universitari e quindi aveva avuto la capacità di dare un nuovo incremento, un nuovo impulso al suo monastero. I suoi predecessori, sia Stefano sia anche chi lo ha preceduto, avevano dato le dimissioni e si erano ritirati a Monterua, e quindi quell'esperienza che Adamo da Toreglia e anche un altro monaco sempre di Santa Giustina si era dato alla vita eremitica su Monterua, ha dato origine poi al monastero, alla fondazione del monastero di San Giovanni Battista del Venda, di cui ci sono solo le... Nel 24, cioè Arnaldo da Libera arriva ad essere abate dal 1209 al 1255, quando muore prigioniero nel castello di Asolo. Il suo precorso nella fondazione dei monaci albi padovani del beato Giordano Forzate, abbiamo ben 23 monasteri che entrano in questa congregazione, che in buona parte è diffusa nella città ma anche nel territorio, che in buona parte sono doppi perché hanno la presenza contemporanea di monaci e di monache,
e importano una esperienza perché adottano le costituzioni e le consuetudini dei cistercensi con un adattamento alla loro vita. E in questa comunità monastica dei monaci Albi è durata fino alla fine del 300, con alterne vicende, non era solo in città, ma era anche nel territorio. Ce n'erano due monasteri a Polverara, uno a Pione di Sacco, e sui monti, sui colli Euganei c'erano a Stradalora, c'erano a Orbise, c'erano al Monte Ricco e via dicendo, e quindi avevamo che avevano in certo senso. E l'unico monastero che non era all'interno della diocesi di Padova si trovava a Ceneda, cioè l'attuale Vittorio Veneto, ecco, è l'unico esempio di una cosa. Mentre i monaci di Santa Giustina sono così, hanno camminato d'amore e d'accordo con la comunità comunale, tanto che nel 1230 c'è una concessione d'acqua derivandola da un maestro, il fiume Alicorno, e quindi i monaci hanno la possibilità di avere una peschiera per il loro nutrimento, perché in genere il nutrimento di monaci era prevalentemente di astinenza, quindi non usavano l'uso delle carni. E la motivazione dei statuti del Comune di Padova così suona: è cosa decorosa e conveniente per il Comune di Padova provvedere misericordiosamente al monastero di Santa Giustina e ai monaci e confratelli ivi residenti, con un pio richiamo della mente ricordarsi di loro in maniera tanto più speciale quanto più è chiaro e manifesto che quel luogo è costruito a sua speranza e singolare protezione, e che il Comune stesso lo riconosce come padre e precipuo benefattore, mostrandogli più che agli altri riverenza e devozione. Quindi questa mozione degli statuti è importante, cioè perché ci dà il segno di come erano amati i monaci. Siamo nel periodo in cui si insediano, cioè sempre in questo periodo in cui si insediano le nuove osservanze. Arrivano nel 1222, sappiamo che viene l'emigrazione da Bologna a Padova degli studenti e dei professori, quindi da origine all'università, ma arrivano anche con gli studi universitari anche i nuovi ordini mendicanti, quindi arrivano i domenicani, Sant'Agostino, arrivano i frati minori con la predicazione di Sant'Antonio, e arrivano anche i carmelitani dello stesso periodo. Quindi abbiamo la presenza sia dei monaci sia delle nuove esperienze religiose da questo versante, e quindi anche nella fondazione dei monaci Albi del Beato Giordano Forzate hanno tenuto conto di questa nuova esperienza e di questa nuova esigenza che si faceva avanti, in quanto hanno valorizzato molto più ampiamente che noi monaci neri il lavoro manuale e il lavoro della coltivazione della campagna. Negli statuti si vede che la comunità di San Benedetto esce dal recinto per andare a raccogliere il fieno e per andare a coltivare la campagna. L'abbazia era così potente nel 1200 che tanto l'imperatore Federico II, quando arriva nel Veneto, viene ospitato dalla parte Arnaldo da Limena, il quale Arnaldo da Limena, nella difesa
priorità e delle esigenze del comune padovano si era scontrato con Ezzelino da Romano, Ezzelino III da Romano, quindi aveva dovuto abbandonare il monastero, si era rifugiato prima a Ferrara e successivamente nella dipendenza di Santa Giustina di San Salvato di Monselice. Arrivando l'imperatore può rientrare in monastero ed accoglierlo con tutti gli onori e dargli la possibilità, cioè di rimanere fino da gennaio fino al mese di aprile, tanto che seguono questa attorniano l'imperatore anche tutta la sua nobiltà, i suoi comandanti, e abbiamo anche dei documenti che vengono declinati come in palazzo nostro Santa Giustina. Abbiamo anche questa testimonianza dai documenti. Scomparso Arnaldo da Libera, gli succede un altro componente della famiglia da Libera, che è Giacomo, e poi successivamente Roderico. Ecco, nel tempo da Libera, che dura quasi tutto il 200, abbiamo l'estensione anche della, dopo che era scomparso Ezzelino da Romano, l'ampliamento della potenza del comune di Padova, tanto che domina anche su Verona, e i componenti della famiglia da Limena diventano abati di Santa Maria in Organo a Verona, cioè Roderico da Limena, prima di arrivare a Santa Giustina, e così pure il fratello Gualberto è abate di San Felice di Vicenza, e quindi abbiamo questa famiglia. Al tempo dell'abate Roderico c'è una iniziativa molto significativa, che è quella del catastico verde, cioè ha sentito il bisogno dell'abate di raccogliere tutte le pergamene in un unico volume, e dà questo affidamento nel 1274 al notaio Jacopo del Fubernardo da Montagnana, e quindi si è recato questo notaio prima nella sede comunale per domandare l'autorizzazione al comune di fare la copia di tutte le pergamene che davano il diritto di proprietà ai monaci nel territorio e nella stessa città, e poi successivamente, alcuni mesi dopo, in luglio, si reca nel palazzo vescovile, nell'episcopio, e domanda l'autorizzazione al vescovo di trascrivere tutti i documenti che riguardavano i rapporti tra il monastero e l'episcopio. E questo documento è così importante per la storia di Santa Giustina, che è stato fatto oggetto di una edizione sempre delle fonti della storia della terraferma, ma anche perché è stato esibito quando Ludovico Barbo ha riformato l'abbazia, e sono esorte le diatribe sulle proprietà, e questo documento è andato nel Senato Veneto ed esibito come titolo di proprietà delle terre dei monaci, tra cui è anche esorta la lite fiscale sulla confini tra Corezzola, il territorio di Corezzola, e il Dogado, perché Venezia non voleva assolutamente che i padovani arrivassero fino al mare, quindi aveva la striscia di terreno che impediva, ecco, l'accesso al mare, perché i canadesi, che si dominano dopo Gualbertino Mussato, hanno tentato in tutti i modi di arrivare fino alla laguna attraverso la valle dei Mille Campi, di Fogolana, poi i monaci avevano anche una salina, poi il comune di Padova ha chiesto di averla in proprietà, la salina di Fogolana, e quindi i veneziani hanno impedito, e quindi è stata la guerra del sale. Ecco, quando
arriva quindi questo documento del Catastico Verde e qua una raccolta che poi è stata lungo i secoli anche utilizzata per la discussione sulla presenza del corpo di San Luca a Santa Giustina, quindi davanti a un processo che è venuto davanti nel 1460 davanti a Bessarione, quindi abbiamo anche in questo caso che viene esibito questo Catastico Verde. Quando giunge Gualbertino Musato c'è un nuovo coinvolgimento della comunità monastica nelle attività della Comune di Padova, tanto che con il fratello e poi con altri esponenti che con anima di Sante Bortolami chiama Alte Domus, ha tentato sempre di difendere la padovanità di fronte all'insorgenza della Scala di Verona e poi anche dei carraresi che loro, dei signori da Carrara che erano loro amici. Ecco, al tempo di Gualbertino Musato abbiamo due fatti importanti che riguardano la storia del monastero. Una è il lezionario che vedete raffigurato, che si trova a Berlino, nella Staatsbibliothek di Berlino, il manoscritto latino in foglio 480, che ha il lezionario proprio della comunità di Santa Giustina, in cui ci sono tutte le vite di Giustina, di Prosdocimo, le ricognizioni dei corpi santi e anche l'ufficiatura che veniva seguita da parte dei monaci per i loro santi titolari. E poi la valorizzazione del corpo di San Luca, sempre per merito di tanto che da Gualbertino, anche con l'aiuto del fratello poeta Alberto Musato, che ha dettato anche delle iscrizioni, ha costruito la cappella, l'antica cappella di San Luca, che è a fianco la parte nord del campanile, quindi, che poi successivamente nel 1400 sarà affrescata da Giovanni Storlato. Quindi qui abbiamo la raffigurazione del sarcofago di San Luca, che è stato attribuito per la parte inferiore alla scuola di Pisano, cioè per gli angeli che sorreggono, mentre per la parte superiore dalla critica è attribuita, siamo sempre nel 300, è attribuita a maestri marmorari veneziani. Quando arrivano i carraresi, cioè siamo ad impossessarsi dell'abbazia, con la nomina degli abati da loro guidata, quindi nel 1328 abbiamo gli abati Isacco e la Veneta Campagnola, che era parente di un fattore dei signori da Carrara, dell'abate Niccolò I, di Vitale Silvestri, Niccolò II, Donato e Giovanni Soveglia, e quindi arriviamo da questo versante fino al punto. E siamo nel periodo in cui la Curia Romana aveva deprivato i monaci della elezione dei loro abati e nominava direttamente questi abati senza aver paura, ecco, da questo versante. Poi arriva che viene anche, siamo nel periodo della Curia Avignonese, quindi è appetita l'abbazia in quanto era una grande, non solo grande azienda, ma era anche proprietaria, tanto che nella valutazione della Curia Pontificia le tasse che doveva far affluire alla Curia
erano di Santa Giustina, erano equivalenti a quelli dell'Episcopio, per dire della dimensione, quindi da questo versante. Ecco, nel 1408, cioè, dopo che sono scomparsi i Carraresi e quindi Andrea da Carrara è scomparso, e così pure Santo Stefano da Carrara è diventato una semplice commenda e quindi non ha avuto più storie. La nomina di Ludovico Balbo del 1408, il 20 dicembre, dà una svolta significativa e fondamentale alla vita e all'attività dei monaci di Santa Giustina. Lui, avendo frequentato sia l'Università di Bologna sia l'Università di Padova, ed è stato anche alunno di grandi giuristi, ecco, è riuscito ad attrarre dall'università una grande folla di studenti che si sono fatti monaci, e nel giro di 10 anni ha avuto quasi 200 nuove professioni che gli hanno permesso di successivamente non solo di riformare e dare una ristrutturazione all'edificio monastico che dirà adesso il professor Guidarelli, Gianmario Guidarelli, lo sviluppo, ecco, della costruzione, ma ha dato quell'impulso di una riforma monastica che era intorno alla osservanza della regola, ad un adeguamento della spiritualità ai nuovi indirizzi della devozione moderna, e poi si era fatta anche promotrice dell'inserimento della, oltre che della liturgia, quindi di una liturgia fatta secondo quanto stabilivano le antiche tradizioni, anche inserito nella spiritualità la vita di San di Gesù attraverso l'imitazione di Cristo, tanto che i più antichi documenti, i più antichi codici sono del 1436 in poi, ed è stato da questo. E nel 1419, dopo aver riformato altri monasteri con un nucleo di monaci, ha dato origine alla Congregazione De Unitate su approvazione di Martino V, e nel 1432, con le costituzioni di Eugenio IV, che era un suo amico, con cui aveva condiviso l'esperienza di San Giorgio in Alga, a Venezia, che aveva dato origine alla Congregazione dei Monaci Secolari di San Giorgio in Alga, ha favorito la riforma di tanti monasteri in Italia, cioè quindi è sceso alla Badia Fiorentina, è andato a Venezia a riformare inizialmente San Giorgio Maggiore, è andato a riformare San Nicolò del Lido, è andato a riformare Santa Maria di Cesena, è andato a riformare San Benedetto di Polirone, e poi successivamente si è espanso in tutta Italia, andando fino a Napoli, e quindi abbiamo da questo versante. E andato a Roma nel 1425, a San Paolo fuori le mura, che ha dato un nuovo impulso di una benevolenza da parte dei componenti più attenti alla riforma religiosa della Curia romana, e quindi ha favorito la congregazione, tanto che quando nel 1431 Eugenio IV è diventato Papa, ha favorito la congregazione con tanti privilegi. Nel 1444 uno dei monaci della congregazione diventa Rinaldo, cioè Corso Rinaldini, diventa abate di Pravia, e nel 1448 la congregazione di Santa Giustina entra in abbazia di Pravia e riforma. Dovete ricordare che l'abate di Pravia, fin quasi dalle origini, non sempre risiedeva nel monastero, ma veniva in città e abitava
a Sant'Urbano, un luogo che era vicino alla sede comunale, cioè nel ghetto attuale, nel ghetto Via dei Fabbri, ecco, per dare, adesso è sparita la configurazione, che l'università, sia nel 300 che nel 400 che nel 500, aveva eletto come luogo in cui venivano discusse le tesi di dottorato, venivano difese le promozioni accademiche e quindi si aveva, ecco, questo coinvolgimento anche della parte di Pravia in quella attività accademica, che poi ha visto nel prosieguo dei tempi anche la residenza di monaci praghiesi, anche di Santa Giustina e di altri monasteri cassinesi, di monaci che erano professori all'interno dell'università, cioè via nel 600 e nel 700, e che quindi risiedevano, perché Santa Giustina, quando Gauslino ha rifondato l'abbazia, era fuori del Comerio Romano, era in un luogo, il Prato Romano era più trinoso. Quindi era più facile, ma non solo l'abate di Pravia, ma anche tutti gli abati del territorio avevano la loro residenza nella città stessa di Padova. E anche l'abate di San Giorgio Maggiore di Venezia, specialmente quando nel 300 c'è stato l'abate Boatieri, aveva la sua residenza nella città stessa di Padova, per permettere ai suoi monaci di frequentare gli studi universitari. Nel 1504 Monte Cassino, per impulso del Papa Giulio II, entra in congregazione e dal 1505 la congregazione di Santa Giustina diventa congregazione cassinese e lascia, ecco. Buonasera. Quando Ludovico Barbo arriva a Santa Giustina, non trova l'enorme complesso pluriclaustrale che vediamo oggi e che vediamo ritratto in questa bellissima pianta di fine 600. Un complesso fra i più grandi, un complesso monastico fra i più grandi d'Italia, con una delle chiese più grandi d'Italia. Quindi dimensioni gigantesche per una comunità monastica che proprio dopo la fondazione della congregazione aumenta veramente a dismisura. Un destino comune a molti, quasi tutti i cenobi che progressivamente entrano nella famiglia di Santa Giustina, poi le unitate e poi, come diceva Padre Prolese, cassinese. Quello che trova il Ludovico Barbo, innanzitutto, è una comunità minuscola, pochissimi monaci, nel frattempo si era tre monaci, si era svuotato praticamente questo edificio, questa istituzione, come diceva Padre Prolese, così importante per la storia di Padova, si era progressivamente spopolata. E quello che trova Ludovico Barbo è un complesso monastico che, dopo tutte le vicende che ci sono state raccontate da Padre Prolese, era costituito da una chiesa con un quadriportico antistante, con un chiostro e con un palazzo che costituiva l'appartamento dell'abate. Lo vedete qui in rosso, sovrapposto all'attuale configurazione del monastero. Quindi vi rendete conto anche delle diverse dimensioni e di quanto è successo dopo l'ingresso, dopo la fondazione della congregazione di Santa Giustina. Come diceva prima il padre abate Don Giulio, è la comunità monastica che è il criterio ermeneutico per la comprensione dell'edificio. Questo è un principio che io ho compreso fin dall'inizio, da quando ho cominciato a studiare l'architettura monastica, ed è uno dei motivi principali per cui ho deciso di dedicare i miei prossimi anni a questo studio in particolare. Perché se il criterio per comprendere gli spazi,
è quello della vita che si svolge all'interno, vita che nel caso dei monaci benedettini è regolata non solo dalla regola, ma dalle tradizioni che si sono progressivamente generate da queste le diverse tradizioni, le diverse interpretazioni della regola che si sono generate nel corso dei secoli, allora ecco che entriamo esattamente in uno dei principi dell'architettura, non solo religiosa, non solo monastica, ma il fatto che l'architettura non è altro che un guscio, gli edifici non sono altro che gusci fisici attorno alla vita che ci si svolge all'interno. Che poi, se questa vita poi è una vita collettiva, comunitaria, allora aumentano da una parte gli elementi di complessità, ma dall'altra anche l'interesse. Come diceva prima, parlavate Visintin, un monastero è qualcosa che è sempre vivo, che si proietta verso il futuro. E d'altronde che cos'è l'architettura se non qualcosa che per sua costituzione si proietta verso il futuro? Il progetto è un proiettum, è qualcosa che si sviluppa con la fiducia che verrà costruito, quindi è qualcosa che se ha le sue radici, non sempre le ha nel passato, sicuramente è proiettata verso il futuro. Ora, tutto questo per dirvi che nel momento in cui Ludovico Barbo diventa abate di Santa Giustina, viene nominato abate di Santa Giustina, imposta quella riforma della vita monastica di cui parlava prima Padre Trolese, che avrà delle conseguenze immense, veramente fondamentali, radicali, non solo nel monachesimo, ma anche, per quello che mi riguarda, nell'architettura. Ovvero sia, proprio da partire, secondo me, dalla riforma della vita monastica, da alcuni principi della riforma della vita monastica, impostata e perseguita da Ludovico Barbo a Santa Giustina, e poi progressivamente allargata a macchia d'olio in tutti i cenobi che entrano nella famiglia di Santa Giustina, a partire da questi principi di riforma della vita monastica si costituisce un nuovo modello di monastero, un nuovo modello architettonico di monastero. Un modello che, secondo me, influirà potentemente anche sull'architettura delle congregazioni anche post-tridentine. Quindi avrà sarà un'onda lunga che arriva fino al 6, fino al 700 e che non riguarda soltanto Padova, non riguarda soltanto l'Italia, riguarda tutta l'Europa, non riguarda soltanto i benedettini, ma con tutte le varianti del caso, secondo me, in qualche modo anche molte altre congregazioni. Santa Giustina e Pravia sono i due prototipi, sono fra i due prototipi attorno ai quali progressivamente per sperimentazioni successive si costituiscono i principi, si traducono in spazi architettonici i principi di riforma della vita monastica, a partire da quello che vi mostro qua, cioè che delle riforme più importanti della vita monastica promossa da Ludovico Barbo è l'attenzione alla preghiera individuale e alla meditazione da parte del singolo monaco secondo la devozione moderna di cui parlava prima padre Trolese. Per poter riequilibrare in qualche modo il baricentro della vita del monaco, anche costituendo una parte importante della sua vita individuale, quindi nella preghiera, nella meditazione, fino ad arrivare alla contemplazione individuale, c'è bisogno di uno spazio apposito, e questo spazio apposito è la cella monastica. Quindi uno delle norme che vengono imposte da Santa Giustina a tutti gli altri monasteri che progressivamente entrano nella famiglia è che la famiglia monastica Santa Giustina è che ad ogni monaco debba corrispondere una cella che va a sostituire quei dormitori comuni che prima erano comuni nei monasteri medievali. È una vera e propria rivoluzione sicuramente nella vita del monaco, ma per quanto mi riguarda una vera e propria rivoluzione nell'architettura monastica, perché dare una cella ad ognuno delle decine e decine se non centinaia di monaci che abitano dentro un monastero vuol dire moltiplicare moltissimo l'estensione del monastero. Dove le metto tutte queste decine e decine di celle? Le posso mettere o attorno a un chiostro, anzi a più chiostri, per cui la moltiplicazione dei chiostri che hanno nel piano superiore questa moltiplicazione di celle, oppure, soluzione alternativa, le posso allineare su degli edifici longitudinalmente molto estesi, edifici a stecca si dicono in linguaggio tecnico, con due lunghissime file di celle e con un corridoio centrale.
La cosa interessante è che a Santa Giustina si sperimentano entrambe queste formule architettoniche e si sperimentano ricostruendo progressivamente il monastero. Questo è un punto centrale e mi ricollego ancora una volta a quello che hanno detto i due abati in principio, ovvero sia che il monastero è qualcosa di vivo. Anche dal punto di vista architettonico non dobbiamo pensare a un monastero come qualcosa che si sviluppa perlomeno anche nella quarta dimensione, cioè quindi nel tempo. Dobbiamo vedere la dinamica, più che lo stato attuale, dobbiamo vedere la dinamica della costruzione, della ricostruzione del monastero. Anche perché un fenomeno comune a gran parte dei monasteri dei cenobi che entrano nella congregazione è il fatto che, a partire dal grande successo della riforma di Ludovico Barco, abbiamo un aumento a dismisura, come vi dicevo prima, delle nuove professioni monastiche, dei novizi e poi delle nuove professioni monastiche, e quindi un ripopolamento dei monasteri preesistenti che porta alla necessità di ricostruirli. Ora, il problema architettonico è: come faccio a ricostruire un monastero tenendoci nello stesso tempo una comunità che ha una sua vita? Una sua vita sia dal punto di vista residenziale, sia dal punto di vista dei lavori che si compiono all'interno di un monastero, ma soprattutto, e sottolineo soprattutto, della vita liturgica, la liturgia delle ore che scandisce questa, con una vera e propria matrice spazio-temporale, la vita della comunità monastica e costituisce un vero e proprio schema planimetrico del monastero. Come faccio io a ricostruire un monastero tenendolo contemporaneamente in vita? Vuol dire programmare la ricostruzione del monastero pezzo per pezzo, andando a sostituire progressivamente pezzi di monastero con nuovi ambienti nel frattempo costruiti. Capite che questo impone una programmazione almeno secolare, perché non si fa una roba del genere da un momento all'altro, con una comunità che nel frattempo ci deve vivere e con una chiesa, che uno spazio culturale, che deve essere sempre in attività, perfettamente in attività. A Praglia e a Santa Giustina, oltre a elaborare un nuovo modello di monastero, si elabora anche una nuova prassi costruttiva, ovvero sia un modo per poter, in maniera, nel modo più efficace possibile, ricostruire attorno al nucleo medievale un nuovo monastero e progressivamente, una volta costruito proprio a corona una serie di ambienti, dormitori, chiostri, attorno al nucleo preesistente, andare poi come ultima istanza a ricostruire la parte medievale. Capite che in questo modo si riesce a tenere il nucleo come parte abitata fino all'ultimo e poi a sostituire la parte preesistente con le nuove costruzioni in modo da chiudere il cerchio. Questo avviene in maniera estremamente efficiente a Santa Giustina. Qui vedete come già sotto Ludovico Barco si imposta la ricostruzione della chiesa con la costruzione del nuovo coro. Vedete in rosso le parti preesistenti e in verde le nuove costruzioni. Vedete come attorno al nucleo rosso via via si costruisce il chiostro dipinto con il refettorio, il dormitorio, la libreria, eccetera, e poi il nuovo coro e la sacrestia. Ovvero sia questi ambienti che devono essere costruiti fin da subito, perché uno dei principi architettonici che vengono messi nero su bianco dal capitolo generale è che nel momento in cui si ricostruisce un monastero, la prima cosa che devono essere ricostruite è i primi ambienti da ricostruire devono essere la chiesa, il refettorio e il dormitorio. Quindi già i capitoli generali danno fin dalla metà del 400 alcune norme molto pratiche, molto concrete, molto pragmatiche per avviare questo processo nel modo più razionale ed efficiente possibile, e per efficiente intendo ottenere il meglio spendendo il meno possibile. Vi ho parlato dei capitoli generali. Un altro aspetto interessante dell'architettura della congregazione cassinese è che a partire dalla seconda metà del 400 tutte le decisioni che riguardano tutti i monasteri che devono essere ricostruiti in tutta la famiglia che nel frattempo si sta allargando, la famiglia dei monasteri, devono essere condivise da tutti gli abati nella sede del capitolo generale, cioè nella riunione congregazionale che avviene periodicamente nei diversi monasteri della congregazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che
periodicamente tutti gli abati si riuniscono e parlano di architettura. E a un certo punto c'è una norma imposta dal capitolo generale, siamo a fine 400, che quando un abate deve, ha intenzione di fare importanti opere edilizie nel suo monastero, deve sottoporre agli altri abati designa et modella, cioè disegni di architettura e plastici in legno. Quindi dobbiamo immaginarci queste comunità di abati che si intendono di architettura. Dico di più, hanno bisogno fino a un certo punto di un architetto. Questo è un aspetto interessantissimo, perché quando la congregazione poi coinvolgerà in questa enorme opera di ricostruzione collettiva dei propri monasteri, architetti come Bramante, Palladio, Giulio Romano, Ramello, Pietro Lombardo, chi comanda sono i monaci, e sono i monaci che hanno benissimo chiaro che cosa vogliono fare. Tanto che io sto studiando a San Giorgio Maggiore, io riesco a distinguere i disegni realizzati dai monaci da quelli realizzati dai propri dagli architetti, cioè i monaci stessi disegnavano. Andando avanti, negli anni 70 del 400 viene realizzato il dormitorio dell'osservanza, lo vedete qui in verde, spero riusciate a vederlo, che sviluppa quell'altra modalità tipologica di cui vi parlavo, cioè una stecca lunga su cui si affacciano file e file di celle monastiche. Ho l'impressione che il dormitorio dell'osservanza non sia il primo che viene realizzato nella congregazione. C'è sicuramente San Paolo fuori dal mura. E poi sicuramente sarà questo il modello che verrà seguito in grandi monasteri, come per esempio quello di San Giorgio Maggiore a Venezia con la manica lunga. Andando avanti, una volta ricostruito tutto intorno, ecco che si può ricostruire il nucleo centrale, sostituendo l'originario chiostro del capitolo, lo vedete qui in verde, con una lunghissima fase costruttiva che comincia con un primo cantiere aperto da Pietro Lombardo a fine 400 e poi a fine 500 con la realizzazione dell'attuale chiostro del capitolo. Infine, via via che la vecchia chiesa era stata progressivamente smantellata, il quadriportico antistante viene sostituito dal chiostro del noviziato e poi viene aggiunto il chiostro della porta, che oggi è sede della caserma Salomone. Due parole sulla chiesa. Dico due parole perché ci vorrebbe un'intera conferenza soltanto sulla chiesa. Non solo perché la chiesa è una delle più grandi d'Italia, ma perché nel corso del Cinquecento la ricostruzione della chiesa viene avviata nel 1498 e si prolunga per più di due secoli, la chiesa di Santa Giustina diventa un vero e proprio laboratorio architettonico, un cantiere su cui si confrontano molte idee di architettura, non solo di architettura puntuale, un cantiere che dal mio punto di vista è altrettanto importante per questo discorso quanto quello di San Pietro in Vaticano, cioè come luogo, un laboratorio dove si confrontano idee che poi verranno applicate in centinaia e centinaia di altre chiese in tutta Italia e in tutta Europa. Nella chiesa, di questa chiesa smisurata, che con le sue dimensioni si confronta con Prato della Valle, quindi una dimensione che è urbana, non è soltanto una chiesa monastica evidentemente, ed una chiesa che, come diceva prima il padre Abate, ha almeno una doppia natura, quella di chiesa martiriale e quella di chiesa monastica. Su questo vorrei brevemente soffermarmi, cioè sul fatto che in questo continuo confronto di progetti che a partire da fine 400 si stratificano in questo cantiere, uno degli aspetti, secondo me, più originali e più importanti è il fatto che nella ricostruzione della chiesa, traslata rispetto alla chiesa originaria, si riesce a mantenere in maniera mirabile, estremamente originale, questa doppia natura di chiesa martiriale e monastica. In che modo? La chiesa preesistente, quella che viene parzialmente smantellata, quella di origine paleocristiana e poi ricostruita prima in epoca romana e poi con il nuovo coro, vi ricordo, costruito da sotto Ludovico Balbo, era una chiesa piena di reliquie, come vi diceva prima padre Protese. Una delle reliquie più importanti è il Pozzo dei Martiri. Il Pozzo dei Martiri che segnava con la sua posizione l'asse longitudinale della chiesa preesistente.
lo vedete qua in giallo e con questa linea, con questo asse bianco tratteggiato. Ora, quando si costruisce una nuova chiesa, come nel caso della nuova chiesa di Santa Giustina, avendo a disposizione un enorme spazio che si era liberato per motivi che sappiamo, con la demolizione delle vecchie mura, la costruzione delle nuove mura in occasione della guerra di Cambrai, quando si libera un enorme spazio, quello che l'architetto si deve porre è dei vincoli. Dei vincoli. Quanto grande farla, questa chiesa, come conformarla? Ecco che, secondo me, il Pozzo dei Martiri serve a individuare l'asse del transetto. Individuando l'asse del transetto e quindi definendo perlomeno la posizione del transetto, ecco che gli architetti che nel frattempo si sono succeduti in cantiere hanno definito lo spazio della prima natura, lo spazio pertinente alla prima delle nature della chiesa, cioè quella martiriale, perché su questo asse si organizzano gran parte della nuova topografia delle reliquie che vengono spostate dalla vecchia alla nuova chiesa. Per esempio l'arca di San Luca, l'arca di San Mattia, eccetera. Questa asse, in qualche modo, è una chiesa dentro la chiesa, come vedete da questa splendida fotografia. Ma esiste anche un altro asse, che è quello monastico, cioè l'asse longitudinale. Questi due assi si incrociano sotto la cupola principale. Ecco, questo solo per darvi un'idea di quanta originalità progettuale c'è in questo complesso monastico. Ora, se noi ci spostiamo a Praglia, Praglia subisce una dinamica molto simile a quella di Santa Giustina, solo però con una dimensione in più, una dimensione tridimensionale. Chi di voi è stato a Praglia avrà visto che i chiostri non sono tutti sullo stesso livello. Perché il monastero originario, quello di cui parlava prima Padre Trollese, era abbarbicato, diciamo così, su uno sperone roccioso, ed era, qui vedete la ricostruzione di una mia laureata, Silvia Venturini, ed era costituito da un chiostro, il cosiddetto chiostro del Paradiso, con una chiesa orientata est-ovest. Di questo chiostro, che è nel luogo dove ora si trova il chiostro pensile, cioè dove c'è qui in rosso nell'attuale configurazione del monastero, di questa parte medievale esistono ancora moltissimi frammenti, sia lapidei che affreschi, e quindi in qualche modo è possibile ricostruire un'ipotesi abbastanza convincente di come era il chiostro medievale, ma ripeto, non per erudizione, non per sapere come era il chiostro medievale, ma dal mio punto di vista conoscere la forma del chiostro medievale è importante per spiegare le scelte progettuali di coloro, soprattutto monaci, che hanno impostato la ricostruzione del monastero una volta che il cenobio è entrato nella congregazione di Santa Giustina. Quindi l'architettura è un pretesto alla fine, e non solo è un pretesto per spiegare altre cose, ma per spiegare l'architettura c'è bisogno di ragionamenti extra architettonici, evidentemente. Già dall'immagine in alto a destra vedete quanto più piccolo era il chiostro medievale, il monastero medievale, rispetto all'attuale configurazione. Il nuovo complesso, la ricostruzione del complesso di Praglia avviene attorno allo sperone roccioso, con una serie di chiostri che si pongono un po' a ventaglio intorno al nucleo originario, con la chiesa che deve essere ruotata di 90 gradi, quindi assumendo un orientamento nord-sud, per poter essere ricostruita con dimensioni confacenti al ripopolamento del monastero che, come in molti altri casi, era avvenuto in seguito all'ingresso nella congregazione di Santa Giustina. Ecco allora che vediamo velocemente, la stessa dinamica che abbiamo visto a Santa Giustina, cioè teniamo fermo il più possibile, in piedi il più possibile il nucleo originario e costruiamo attorno fino a ricostruire il nucleo che era rimasto all'interno di questo nuovo ventaglio di monasteri, di chiostri. Ecco allora che si costruisce il chiostro doppio, un chiostro, uno dei più bei chiostri del Rinascimento italiano, secondo me, il chiostro doppio, che, come vediamo qui in questi rilievi dell'architetto Cecchini, questi bellissimi rilievi, sviluppa quel tipo edilizio
celle disposte in senso anulare rispetto al chiostro, e quindi la versione claustrale per risolvere la moltiplicazione delle celle. Una soluzione veramente geniale per poter organizzare i vari movimenti all'interno di questo chiostro, che dobbiamo pensare era stato costruito per funzionare in contemporanea come il chiostro che era ancora quello medievale. Questo chiostro è stato pensato appunto in due situazioni, diciamo temporalmente diversi. È stato pensato per poter funzionare accanto e in contemporanea con il nucleo decinario, ma anche per poter funzionare una volta che il nucleo decinario doveva essere stato sostituito. Cioè esiste un progetto di ricostruzione. E questo progetto, che si sviluppa per diversi secoli, non l'ha fatto un architetto, e questo lo sappiamo con certezza, l'ha fatto un monaco, l'abate Buora, priore e poi abate Buora, aiutato dal proto da Carpi, Pellegrino da Carpi, ma Pellegrino da Carpi era semplicemente uno che disegnava ciò che gli diceva il monaco. In questo modo, portando avanti la tradizione dei monaci costruttori, la tradizione medievale dei monaci costruttori. Qui l'idea della cella come spazio individuale del monaco assume una dimensione di grandissimo interesse spaziale, perché ad ogni cella, dove vedete qui in sezione, sempre una sezione del rilievo dell'architetto Cecchini, vedete che ad ogni cella corrisponde un sottocella. Lo vedete qui in questa foto che ho fatto da una sottocella collegata da una scaletta. E la presenza di questi mini appartamenti, diciamo così, mi conferma la parte Visentini. Due lati del chiostro. Ne vediamo appunto su questo lato e sull'altro lato, non sugli altri due, ma li possiamo vedere anche dalla posizione delle finestre, no? Due al piano superiore e una al piano inferiore. Una volta costruito il chiostro doppio, si costruisce il chiostro botanico, eccolo qua, e una volta costruiti questi due estremi, si ricostruisce il chiostro pensile, cioè il chiostro medievale ricostruito come il chiostro pensile. Il chiostro pensile è il nucleo originale, il nucleo anche funzionale del monastero. Ci sono tutti gli ambienti più importanti, il refettorio, la sala del capitolo, libreria, la sala del fuoco e anche naturalmente la sacrestia e la chiesa. La chiesa, appunto, che viene ricostruita in due fasi successive e che doveva essere costruita molto più grande. Il podio, che viene realizzato proprio perché dovendo mantenere la quota originaria che era in cima allo spirone roccioso, se io sposto la chiesa evidentemente devo costruire sopra un alto podio per poter avere lo stesso livello del pavimento di chiesa e di chiostro pensile. Questo podio, che è il primo podio monumentale dell'architettura del Rinascimento italiano, già come si vede da questa foto, la chiesa doveva essere molto più lunga, doveva avere almeno altre due campate. L'interruzione in seguito della guerra di Cambrai del cantiere limita, diciamo, le ambizioni costruttive dei monaci, riducendo la chiesa a una dimensione minore. Infine, fra la seconda metà del XVI e la prima metà del XVIII secolo, la costruzione di altri ambienti come la libreria, il refettorio ordinario, il chiostro rustico e lo scalone. Eccolo qua. Insomma, a partire da questi due esempi si costituisce, come vi dicevo, un modello di nuovo modello architettonico di monastero, che poi verrà, non dico imitato, ma genererà altrettante varianti in tutti i monasteri della congregazione che vengono ricostruiti nel corso, a partire dalla seconda metà del 400, almeno dalla seconda metà del 400. Qui ve ne mostro alcuni, tanto per farvi dare l'impressione di, usando il termine di Warburg, un'area di famiglia architettonica che diciamo, attraversa tutta l'Italia e che rende la congregazione di Santa Giustina un vero e proprio protagonista del Rinascimento italiano. Io e Padre Trolles vi ringraziamo per l'attenzione. Ovviamente oggi abbiamo affrontato alcuni aspetti
però qui c'è una platea sia di addetti ai lavori che magari di persone che hanno voglia di rivedere o di confrontarsi o di leggere qualcosa. Sono usciti abbastanza recentemente due gruppi scientifici ponderosi con approfondimenti multidisciplinari di taglio storico-artistico, architettonico, iconografico, per cui chiaramente per chi di voi è desideroso di approfondire quello che oggi non abbiamo potuto esaurire in termini chiaramente di spazio, invito ovviamente alla lettura di questi volumi, il sito per correttezza, chiaramente. Quello più recente, appunto, curato da Giovanna Battisimoni e padre Francesco Trolese, edito nel 2020, è Magnificenza Monastica, Gloria di Dio, l'Abbazia di Santa Giustina nel suo secolare cammino storico e artistico. Aggiungo anche che è stata di recente edita una guida di taglio comunicativo, per cui ci sono due strumenti di approccio. E il volume precedente invece dedicato a Praia, Santa Maria Assunta di Praia, storia, arte e vita di un'abbazia benedettina, a cura di Chiara Ceschi, che vedo presente, ringrazio, e Maccarinelli, Mora Ventore Ferraro, con la direzione scientifica di Giordana Maria Alcanova, Anna Maria Spiazzi e sempre padre Francesco Trolese nel 2013. Ultima cosa aggiungo, chiaramente per una conoscenza del patrimonio viva e rinnovata è sempre importante una presenza, per cui tornare in questi luoghi con uno spirito anche nuovo, magari dopo aver ascoltato questi interventi oggi, non solo in quei luoghi fisici, ma ricordo, sono dei due complessi che hanno subito anche tutta una serie di, come dire, dispersioni in seguito alle soppressioni, per cui una parte del patrimonio dell'Abbazia di Praia ancora in tre cici di Padova, per cui invito a fare più livelli di visita. E ultimissima cosa e poi ci salutiamo, una piccola informazione di servizio: la prossima conferenza, il prossimo incontro non si svolgerà qui fisicamente in sede di soprintendenza, perché partirà un cantiere e l'Università di Padova ci ospita in una delle sue belle aule nel nuovo polo del Beato Pellegrino. Vi daremo comunicazione tempestiva, se ne riparlerà tra un mese. Anticipo già i relatori del prossimo incontro, Stefano Zaggia e Davide Zappoguera. Il tema, il focus è sul ghetto ebraico con varie declinazioni, ma vi daremo il prima possibile tutti, diciamo, gli aspetti del caso. La capienza sarà maggiore, quindi ecco, non ci saranno problemi di spazio. Grazie ancora. Grazie.